Sapete qual è la verità su Ida Platano e Marcello di Uomini e Donne? E recentemente è arrivata una segnalazione anonima. I due sarebbero infatti in una profonda crisi, in una recentissima puntata del noto dating show. Sono stati infatti invitati al centro dello studio per un confronto. Sono cosa ritornati insieme ma, successivamente, hanno nuovamente iniziato con i loro soliti conflitti. Ida ha infatti deciso di raccontare a tutti com'è stato il loro primo incontro, e Marcello si è infuriato dicendo: "Tu hai deciso di raccontarlo, ma io non volevo dirlo". Insomma, pare proprio che tra i due non stia scorrendo buon sangue ultimamente. Ma cosa? Arriva una segnalazione anonima, la verità sulla coppia. La seguitissima influencer ed esperta di gossip Denianira Marzano ha infatti parlato di tutta questa storia che riguarda Ida Platano e Marcello. La donna ha espresso le sue opinioni in merito alla crisi nata improvvisamente nella loro relazione. In modo totalmente inaspettato per A Quadrato è arrivata sul suo profilo Instagram una segnalazione anonima. Denianira ci ha così tenuto a condividerla sulle sue Instagram Stories, oscurando ovviamente il nome del mittente. "Non mi posso sbilanciare più di tanto, anzi devo assolutamente restare anonima", ha detto la persona in questione, "ma anche se Ida non mi sta simpatica, questa volta devo darle ragione. Conosco Marcello e ti posso assicurare che hai centrato in pieno. Ida ha ragione su di lui e ha detto che sono stati insieme proprio per renderlo pubblico, perché ha diritti d'autore, ha capito che lui fuori ha un'altra persona". Infine, ha concluso affermando: "Lui ha infatti un'altra che frequenta, lo so per Tina Cipollari contro Ida Platano". Nel corso delle puntate di Uomini e Donne, anche la Cipollari ha detto la sua sulla questione e ha inveito contro la Platano. "Questi problemi li avevi anche con Riccardo", ha affermato l'opinionista, "eri un macigno con Riccardo e sei un macigno con lui". Inoltre, ha consigliato alla donna di cambiare amicizia e ha dato che, secondo lei, Ida sta facendo la fine di Gemma. "Sei una donna insicura e basta", ha continuato, "perché diritti d'autore non hai 20 anni.